più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. Carlo Barbieri si è quasi definitivamente incartato. Può essere che Voghera, senza il peso dell'ex giunta, inizi finalmente a correre. Sono le parole di Pierezio Ghezzi, che nel pomeriggio ha affidato a Facebook una riflessione sull'attuale condizione di attesa in cui versa la città. Attesa soprattutto per la decisione del Consiglio di Stato, che dovrebbe decidere sul reintegro in comune di Barbieri entro il 15 aprile. Se a settembre anche Barbieri avesse richiesto il conteggio del TAR, oggi la città avrebbe il suo sindaco liberamente eletto. Per fortuna, dice il candidato di centrosinistra, il commissario prefettizio, come avevamo anticipato, sta dimostrando efficienza e velocità nella gestione. Approverà il bilancio e il piano triennale degli interventi entro marzo, parteciperà al bando Cariplo per il teatro sociale e sta lavorando per la festa dell'ascensione con le associazioni di categoria cittadine. Il commissario avrebbe messo in sicurezza il bilancio diminuendo le spese da restituire ai cittadini, importo pari ad 800.000 euro, sempre se non sarà accettato l'aumento delle tasse deciso da Barbieri, precisa Ghezzi, e nominerà il consiglio di amministrazione di SM, che secondo il centrosinistra Barbieri avrebbe fatto decadere a 4 mesi dalla scadenza naturale per contrasti con il presidente nella gestione degli appalti. Nel frattempo, venerdì sera Carlo Barbieri, in veste di coordinatore provinciale del partito, ha partecipato alla riunione con gli iscritti di Forza Italia di Groppello Cairoli per preparare gli imminenti appuntamenti elettorali, mentre ieri sera con la dottoressa Marina Zaretti ha partecipato all'evento a favore del reparto di nefrologia e dialisi dell'ospedale di Voghera, che si è tenuto presso il centro Hauser. Porta la tua azienda in questo video. Jab TV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.